non c'entro nulla in certe affermazioni di certe persone, non c'entro nulla. Mi attaccano sui social perché non rispondo. Io sono sopra, io non mi abbasso a parlare con questa gente. Non sendo patti con loro. Ci criticano perché abbiamo poche donne. Ci criticano perché... dato veramente fastidio, ma non ho replicato. Hanno storpiato il mio cognome. Ma come si permettono? Cioè, ieri sul giornale hanno storpiato il mio cognome. Ma io, perché mi devono far stare qui? Ma cosa ho fatto loro? Io non ho fatto niente. Nostro vice sindaco, ora un nuovo inizio, dopo 10 anni di amministrazione, ora un nuovo inizio. Qualcosa non funziona. Comunque, non voglio criticare nessuno, loro faranno la loro campagna elettorale, che sappiamo come la stanno facendo. Qualcuno mi sta dicendo, ma sembra quasi che l'opposizione siano loro, per come fanno questa campagna elettorale, sanno fare solo a criticare, a dire robe, hanno un plotone di esecuzione sui social che mi hanno bombardato da tutte le parti, ma io sono fine settembre, primi di ottobre, ma non lo so se ci sarà la stessa situazione che ci troviamo oggi, secondo me potrebbe essere che qualche problema in più ce l'abbiamo, proprio a livello sociale. Noi avremo delle famiglie che probabilmente, l'ho già detto anche l'1 agosto, saranno in difficoltà. Noi è lì che dovremo subito intervenire. Questo sarà il primo compito dell'amministrazione, aiutare le famiglie e nello stesso tempo guardare le imprese che sono in sofferenza. Qui se girate per la piazza e per le vie, è bello perché Faenza quest'anno veramente si è anche un po' rivitalizzata, ma quante serrande chiuse troviamo?